Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno, buongiorno dal vostro caro giocherellone, il vostro grande streamer, il vostro caro amico che, come al solito, ogni giorno vi porta titoli eccezionali, porta titoli incredibili e oggi è il momento di The Castlevania Adventure, meglio Castlevania Adventure. Castlevania Adventure è un prodotto della Konami pensato esclusivamente per Nintendo Game Boy monocolore. Infatti voglio dedicare questo video al mio caro amico J+11, un grande sviluppatore di giochi per Game Boy, sempre presente sul canale del Giocherellone, e ovviamente anche a Marco Carnevale, che tanto adora anche i giochi anime manga. La Konami ovviamente crea la serie di Castlevania basata su Dracula, sono fatti anche tantissimi manga, tantissimi anime, veramente di tutto e di più. E per Game Boy, ben Game Boy monocolore, che è un Nintendo 8-bit portatile, vuole pensare praticamente una serie in genere basata, realizzata, cioè composta da tre episodi, esclusiva. Castlevania The Adventure verrà fatto anche in formato Rebirth, uscirà praticamente per WiiWare, ovvero sarà un WAD, per il Nintendo Wii, scaricabile, che poteva essere appunto comprato e quindi scaricato solo attraverso il portale della Nintendo, ovviamente, quindi non era rilasciato in forma fisica che io ben ricordi. Andiamo a vedere, ragazzi, Castlevania Adventure. Sentite un pochettino anche il classico, praticamente la classica musichetta di Castlevania, veramente musiche fantastiche. Ed eccolo qua, è arrivato qui il grandissimo. Vedete, ragazzi, il personaggio di questo Castlevania Adventure non ricordo. Abbiamo i vari livelli, ovviamente, di potenziamenti della frusta. Abbiamo i soldarelli, praticamente, che ci permetteranno di comprare qualcosa. Vedete, pian piano che prendiamo i livelli ovviamente della frusta, possiamo potenziare il nostro incredibile personaggio. Sentite, ragazzi, che musica incredibile! Game Boy, grandissimo, ovviamente, console, veramente assurda. Guardate un pochettino, Dracula, sentite che musiche. Castlevania, tu dimmi solamente Dracula, è vero, sì, chi è? Parapapapa. Ecco qua, grandi musiche veramente incredibili, come potete notare. Dobbiamo dire la verità, vedete un pochettino qui sopra cosa succede? L'occhio di mamma praticamente che va qui sopra a esplodere. Ma non abbiamo paura, ragazzi, non abbiamo paura, attenzione che vi può cadere un occhietto. Abbiamo preso infatti la croce sacra, voi sapete che il mitico Castlevania è fortemente cristiano. Cattolico, dobbiamo dire, vedete, ragazzi, con la croce praticamente siamo praticamente immuni per qualche secondo. Attenzione all'uccello, il grande corvo, attenzione a lui, praticamente lo scarafone, che è bella mamma sua, praticamente, come potete, mamma mia, ragazzi, questo qua mi ha pigliato praticamente da dietro, l'uccello mi ha preso da dietro, ragazzi. Ovviamente quando andremo a essere colpiti, che cosa succederà, ragazzi? Dobbiamo dire la verità, guardate qui, non riesco nemmeno a pigliare la candelilla. Ecco qua, quando verremo, attenzione, ragazzi, che l'uccello scende praticamente da dietro, mamma mia, mi ha preso davanti. Ecco qua, questa volta vedete un pochettino, fa il giro arrosto, praticamente, vedete, e tengo la frustarella. Ecco qua, la frustarella piccolina ormai, praticamente la mia frusta è diventata più piccola. Le musiche sono sempre di altissimo livello in Castlevania, vedete, ragazzi, qui ovviamente pigliamo la croce sacra, la croce di Gesù, praticamente ogni cristiano porta la sua croce, diceva qualcuno, pigliamo ovviamente anche il nostro cuoricino, che ci porterà ovviamente su livelli altissimi di coscienza, praticamente di realizzazione personale. Andiamo a prendere tutto quello che possiamo, praticamente vedete di nuovo la croce sacra, ragazzi, che ci aiuta e ci fa ridere come scimmia, praticamente il caro scimmia che non sappiamo oggi che fine abbia fatto, ragazzi. Guardate qui il grande cipresso, praticamente qui siamo proprio all'interno di un cimitero, quindi il cimitero antistante il castello di Dracula, ragazzi. Guardate il cipressone, il cipressino, praticamente qui sopra, che viene qui sopra attaccato, quindi viene qui sopra distrutto. Vedete, lì c'è addirittura una mitica croce, la croce di Dracula, praticamente, vedete, ragazzi, dobbiamo, mamma mia, ragazzi, qui sopra saltare, quindi abbiamo un procedimento in corso. Vedete un po' che troviamo il cuoricino, ci riprendiamo l'energia e ce ne andiamo sopra la corticella, quindi veramente qualcosa incredibile. Saltiamo, 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 vedete, ragazzi, ci arrampichiamo, stiamo arrivando praticamente, vedete, andiamo qui sopra, abbiamo perso degli elementi, ragazzi, gli elementi Argilbo.
volte. Stiamo attenti, attenzione all'uccello che fa il giro e vuole cercare di penetrarci, praticamente col suo grande becco, praticamente con la sua grande ilarità. Vedete, c'è un pochettino come appunto la canzone di Scimmia. Siamo proprio dentro al cimitero. Attenzione al grande uccello, praticamente. Guardate l'uomo di mummia, ragazzi, l'uomo di mummia, l'uomo di fango, addirittura che cerca di venire da parte nostra. Musica ovviamente di altissimo livello, sentite le montagne valtellinesi nella parte ovviamente posteriore. Devillan, caro Devillan, buongiorno a te, bentornato caro Devillan, pronto ovviamente a scendere, ovviamente a giocare, a ridere e scherzare. Ci facciamo questa partita. Oh, Devillan appena sei arrivato, ovviamente mi stanno cadendo, sono caduto praticamente, penso un pochettino dentro la fossa delle Mariane, pian piano ovviamente tu, oh no, sono caduto, la candelina, vedi un pochettino cosa succede, l'uomo di fango, e grazie, appena sei arrivato mi sono caduto, ma sono caduto da te, caro Devillan, ovviamente come potrei, carissimo amico, ovviamente amico di vecchio tempo, amico di vecchia data, praticamente essere, attenzione grazie a lui, praticamente l'uomo di fango e l'uccello che mi arriva da dietro, praticamente pronto sempre a beccarmi con suo grande becco. Andiamo praticamente da dietro, vedi questo Devillan, questo essere di fango che scende dal soffitto in stile quasi Another World, te li ricordi quelle cose che ti ho fatto vedere, Devillan, quando eri piccolino, praticamente quando eravamo tutti e due piccoli. Guarda qui sopra, mi stanno cadendo, praticamente sto per cadere e sono caduto di nuovo, Devillan. Perché questa cosa accade, Devillan? Perché purtroppo il tuo amico giocherellone è fatto così, vai con il cipressone, guarda la catena con la palla, praticamente, quindi adesso potrò cercare di sconfiggere, vedi l'uccellone, addirittura non riesco con la palla, ogni volta che vengo colpito, caro Devillan, succederà qualcosa di brutto, ovviamente la mia catena perderà la potenza, perderà prima una palla, poi ne perderà due, ecco qua l'uccellone, praticamente, che cerca di attaccarmi, di farmi ridere addirittura da questa parte qua, è veramente una battaglia senza sosta, una battaglia che spesso, diciamo, ci siamo trovati anche a combattere. Attenzione all'uccellone che arriva, Devillan, ritorno al futuro, hai capito bene, ritorno al futuro con la macchinina, poi ti porterò anche Devillan, le mitiche, qui dobbiamo stare attenti, Devillan, ce l'abbiamo fatta, perché per la tua benedizione, vedi un pochettino, andiamo qui sopra e guarda qui che cosa possiamo trovare, addirittura il pipistrellone, vedi il pipistrello col pallone, abbiamo ricoperto praticamente di nuovo la mitica palla, vedi un pochettino, caro Devillan, qui sotto dobbiamo purtroppo fare una brutta cosa, praticamente, vedi, non possiamo salire, dobbiamo andare, vedi un pochettino di trave in trave, andremo praticamente qui sopra e dovremo quindi saltare, vedi, guarda il pipistrellone che arriva, ovviamente che io non vado a fare niente, Devillan, perché questo è il tuo amico giocherellone a volte, e oh, guarda qui, sono caduto tra le braccia del pilastro, praticamente, vedete un pochettino, eccolo qua ragazzi, siamo arrivati, vado a cadere di nuovo, Devillan, ce la posso fare, un po' difficilotto, vedi un pochettino, come tutti i titoli di Castlevania, però la musica ti piace, lo so che ti piace la musichetta quella là intrigante, sto cadendo, con questi video sono preziosi documentari perché la Konami, la casa, guarda qui sopra, la casa che fece praticamente questa incredibile serie basata su Dracula, scelse proprio, vedi Devillan, dobbiamo andare col piedino praticamente magico e ce l'abbiamo fatta, veramente tristariella, forse come cosa, anche guarda il pipistrello che cerca di arrivarmi da dietro, è veramente bruttissimo, quindi si attacca anche a questi pilastroni, qui sopra è ancora più difficile, è diventato Super Mario praticamente, vediamo se c'è qualche segreto, perché devi sapere che in Castlevania ci sono anche i segreti, guarda il pipistrellone che va praticamente da questa parte qua, abbiamo capito che dobbiamo stare con la soletta della scarpa, con la soletta della Skechers, al cooler, ecco qua, ovviamente diciamo al limite della travetta, vedi un pochettino qui dobbiamo ovviamente andare, ce l'abbiamo fatta, Devillan, con la tua grande benedizione, vedi un pochettino che cosa succederà qui, non oso immaginarlo, succederà che arriverà qualcuno, praticamente vedete un pochettino, eccolo qua, il grande golem, che dobbiamo stare attenti ovviamente a evitare, guarda qui quanto è grande questo golem, caro Devillan, lo dobbiamo prendere a frustate, praticamente sulla schiena, molto triste, guarda che tiene un proteggio, ma siamo riusciti a batterlo, veramente incredibile, gioco veramente molto molto divertente, molto bello, esclusiva per Game Boy monocolore, penso
un pochettino, strutturato per essere giocato proprio sul piccolo schermo, pensa un pochettino, del Game Boy monocolore, quindi molto molto bello. Andiamo nel secondo stage dei villani, vediamo un pochettino, guarda che musica, guarda lì sopra i pipistrelloni, appena ovviamente saltiamo, guarda qua che cosa succede, i pipistrelli, mamma mia, mi stanno attaccando, sono dei pipistrelli giganti, ovviamente guarda qui, sono grandi quante noi, ci pigliamo la solita palla, la nostra la frusta con la palla per fare male ai pipistrelloni, vedi un pochettino, stiamo attenti a questa parte qua, appena arriviamo, ovviamente i pipistrelli cercano di attaccarci perché siamo entrati nella loro alcova, vedi un pochettino, quindi attenzione a questo pipistrellone che cerca in tutte le maniere possibili, ragazzi, molto molto difficile, dobbiamo dire, vedete, a questo mitico Castelvania, vedete, non riesco nemmeno a pigliare questo altro uccello, pipistrello un uccello alla fin fine, vedete un pochettino, caro De Villano, andiamo ovviamente a colpire la mitica cosa, guarda qua, guarda, l'uomo serpentone, il serpentone, guarda qua, che mi manda queste palle, vedi un pochettino come scimmia, te lo ricordi a scimmia, il nostro caro amico, addirittura mi è arrivata una palla in testa, veramente molto molto bella, guarda qua, mamma mia, quante palle, ho visto il serpentone, il cobra è un pitone, praticamente, guarda qui De Villano, mamma mia, assurdo, veramente, i video documentari di De Villano, il nostro caro amico, che ovviamente ci scrive, potremmo passare per la parte di sotto, ma in realtà non credere che sia più facile. Eccolo qua, è arrivato l'uomo che il taglia la tela, vedi un pochettino cosa sta succedendo, questa parte qua, mamma mia, ci ha dato una falciata in testa, mostri anche molto molto originali. Che dirvi quindi, ragazzi, di questo breve briefing su Castlevania The Adventure, gioco molto molto bello, fu fatto poi dopo il Rebirth per Nintendo Wii, ve lo posso consigliare sicuramente come collection per il Game Boy monocolore, è essenziale, ve lo consiglio proprio, se trovate la cartuccia a pochi euro compratelo, soprattutto se ha anche la bella confezione originale, molto molto bello, titolo della Konami, esclusivo per Game Boy monocolore. Io saluto il Devil Line, che è il nostro caro amico, che c'è ovviamente anche un nostro moderatore, che ci ha fatto tantissima compagnia stamattina, e il gioco dell'89, quindi ha ben 25 anni questo gioco della Konami. Io vi ringrazio, vi aspetto sul canale Giocherino, YouTube e Twitch sono i principali social network, e poi ci sono anche gli altri come Discord, Telegram, la pagina di Facebook, il blog, e c'è anche lo shopping, ben 207 gadget che potete comprare del giocherone portandovi con voi un bombolone, ecco qua, in tre bellissime varianti, quindi 207 per tre, veramente qualcosa di incredibile, vi aspetto, abbonatevi se non volete vedere lunghe pubblicità, se volete avere le migliorie di YouTube potete abbonarvi fino a tre livelli, ma ovviamente iscrivetevi, condividete il video, mettete mi piace e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo fantastico videogioco ormai vintage, 25 anni fa la mitica Konami, 35 anni fa, la mitica Konami faceva Castlevania The Adventure, esclusiva per Game Boy monocolore. Ciao a tutti e a tutte al vostro giocherellone.